Nuova, nuova. Quasi nuova contro la vecchia Clear S, il 2000 aspirato. Quindi mettiamo un turbo contro un aspirato. Voi ridete e scherzate, ma qua si fa sul serio. Qua si fa sul serio. Autosalone, torniamo indietro. Dov'è la Renault? PQRST, Renault, Clio RS. Io direi che però di dare la precedenza alla seconda, quindi alla più vecchia. Ok? Più vecchia, motore 2000 aspirato, 203 cavalli, quindi 3 cavalli in più, però su motore aspirato 2000, non turbo, cambio manuale. Facciamo la solita cosa? Che dite? La facciamo, come se la facciamo? Se io faccio così, faccio gioco online, guarda. In cerca di una sessione. Andiamo qua. Facciamo il top speed, questa volta il top del top del top speed, eh? Mi raccomando. Il top del top del top speed. Sound. Molto bello il sound. 3, 2. Ha trovato adesso una sessione? 3, 2, 1. Vai. Un'ottima prima. Un'ottima prima, la seconda è veramente moro dell'asfalto. Impossibile accedere alla sessione, va bene. 140. Ottimo. 160 senza paura, ragazzi, ottima manovrabilità, eh. Ma guardate sto assassino. 170 e mi sbaglio ancora. 250 di velocità, attacchimetro 200 200, attenzione, scaricata al giro altissimo questa qua. Scarica 8000 giri, 220 230 233 a cannone, continuiamo, 234, 35 36 37 36 236 km orari. Ma come scarica gira alto? Mi fa morire, mi fa morire. Proviamo adesso 236 di velocità massima, ok signori? Io però direi di provare. Adesso qua boh, spariscono le cose. Di provare la nuova Clio RS col cambio a doppia frizione, macchina che io ho avuto personalmente, col cambio a doppia frizione EIDC 237. Io ragazzi la vedo molto molto dura. Abbiamo un 1600 turbo con cambio automatico contro un 2000 aspirato con cambio manuale. Sound, sì, Forza Motorsport, mi sta rovinando. Ovviamente il suono cambia notevolmente. Ovviamente il cambio molto più veloce. 100, 120. Queste dicono che sia un pelino più fiacca, rispetto all'altra. 160, 170, 180. Io qua me la ricordavo un po' più lenta l'altra, ma potrei sbagliarmi. Ma sta gente che gira così. 205. L'altra è più veloce, no, notevolmente. Perché sta gente si butta a caso? 225, 237 di velocità massima raggiunta con l'altra, eh. Più lenta questa. Ragazzi, è più lenta di 3 km orari. Abbiamo una macchina più lenta di 3 km orari. Io allora adesso farei il test sul giro. Poi concluderei questa, questo piccolo test drive. Io farei questa. Perché c'ho ancora la libera.
Ho capito, mi fai per favore, ho capito. Giocatore in singolo. Non me ne frega niente. Gioco in singolo. Boh. Bella gara. Cioè, tutte queste diagnostiche dirette maledette. La preparo con questa, sì. Clear S10, vediamo un po' che cosa fa come tempo. Giocheremo ovviamente al massimo delle nostre possibilità con tutte e due. Più lenta di 3 km/h, ve lo ricordo. Più lenta. Sono molto curioso di vedere che cosa succede. Il cambio, non c'è nulla da dire, è più veloce e basta. Qua proviamo qui, frenata ottima per la piccola Clio. Me la ricordavo, la frenata era davvero ottima. Ce la giostriamo così. Eccoci. Ottimo telaio, ragazzi. Renault come telaio ha sempre fatto degli ottimi telai. Frenata devastante. Ok, vediamo in quanto tempo riusciamo a chiudere il giro col miglior tempo. Siamo molto forte qua. 100, 120. Ok. 1-2. Sono 4 giri, ragazzi. Frenata. La DS3 davanti, sono il Golf R32. Davanti, ma non ce la può fare contro la Clio. Ha un telaio, un assetto veramente incredibile, devo dire. Meglio che che quella reale, eh. Un po' ballerina di culo, come quella reale. Madonna, Madonna. Tanto quello che conta, ragazzi, è il giro sul tempo. Miglior giro dobbiamo guardare. Per quello ho scelto una pista piccolina con 4 giri. Perché così possiamo migliorarla man mano che usiamo la macchina. Stiamo chiudendo bene, eh. Stiamo andando al record di 1,44. Sì, 1,44. 44 secondi. Così. Ok. Non sto giocando proprio benissimo. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questi nuovi video. Anche se ho perso un po' di tempo all'inizio, ma probabilmente ve lo taglio. Ultima curva questa, mi ha presa molto bene. Ultimo giro per noi. Migliorata di molto, eh. 44,2. 44,2, signori. Sarà difficile per l'altra Clio fare meglio, eh. Bellissimo. Sì, meglio di quello che si può. Vai così. Vai così. Voilà. E voilà, 43, no, 44, non ho letto. City 44028. 44028 per la Clio nuova. E adesso io direi di testare subito, subito, subito la vecchia Clio, che poi vecchia. Mi dispiace quasi dirlo, ma vecchia è un'altra roba. A bordo della piccoletta 2000 aspirata, eh? Dov'è la gara? Dov'è la gara? Scusa, la gara era subito lì. Noi l'abbiamo persa. Attenzione, pronti? Via, 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 via. Verifica l'imitazione auto, ma che cosa vuol dire? Io vorrei fare anche tra le piccole anche la corsa, magari l'open corsa nuova, anzi la PST contro la 695 di posto, mi interessa, spacchettone. Ok, c'è anche un suit hyper,
cambio questo è un periodo più lento, ma è più veloce e anche un po' più pesante. Frenata però, ragazzi, tende ad allargare un po' di più perché ha un po' più di mordente, anche se l'altra col turbo era un po' più cattiva. Poi invece passiamo in terza, invece che in quarta. Allargato un pelo qua, ragazzi. 44.028 da battere. Slitta un bel po' di più, fiammate. Passati fortini. 47 secondi, il giro numero 1. Considerata la partenza. Voilà. La prima posizione ce la siamo giudicata per avere un po' di libertà. No, forte sì, ragazzi. Si vede anche solo da come devo frenare di più. Il livello di telaio è buonissimo, è veramente molto molto buono. Il Renault non si sbaglia con i telai. Attenzione, attenzione. Per riuscire a con... Non vi dico che io tifo un po' per l'altra, per un motivo emotivo appunto. 44.028 da battere, ragazzi. .0028 da battere. Ancora un giretto. Forse se non lo prendevo. 44.4, ultimo giro. Forse va di più l'altra, La vedevo migliore come assetto proprio. La vedevo proprio migliore come assetto. La vedevo migliore come assetto. Poi vabbè, il cambio automatico fa molto, Come potenza questa però, ragazzi, è superiore, proprio di motore, questo è superiore, non c'è niente da fare. Provo proprio a esagerare. Qua con l'altra sono riuscito a prendere la cannone. Vai, vai, vai. L'altra mi sa che, ragazzi, questa volta 43 e ha vinto, sì. 44.028 con l'altra, con questa 44 e mezzo scarsi. 44.494. Signore, quindi si conclude qui il nostro test drive. Io vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video. Ci vediamo al prossimo. Cica ciao, cica ciao, cica ciao.